عندهم ونص speciale che cucinerà con tutti noi, Elisabetta, con cui faremo... Carissimi, cominceremo... Perché questo è il tutorial della associazione della cucina facile. Daremo un nome unico e personalizzato alle nostre praline. Quindi questa pralina verrà dato il nome da Vincenzo Dolce, a cui diamo la parola. Strong. Ah, okay. Va bene? Allora, cominciamo. A questo punto capisco che i wafer sono un mezzo di... di magna. No, come lo possiamo definire? Terapeutico. Ecco. Prego, riduci in briciole. Facciamo una cosa, allora qua accanto a me chi si mette? Va bene, dai. Penso che oggi sono la sua vice. Sì, bravo. Bene. Penso ti va a mettere accanto a Flavi? Che dici? Ce la facciamo. Entro. Allora, però. No, aspetta. Mamma, mi dai per favore il coso che dobbiamo togliere a Bagno Maria questo. Quindi anche una bella casseruola. E quanto lì? Un pentolino perché nella casseruola. La persona a cui dice mi hai tradito. Mamma! Mamma, Giuseppe! Dai un altro! Vincenzo Dolce, Pisa! Perché? Quando dorme. Mamma, lo vuole Giuseppe, non me lo dai. Anche Venera. Come faccio a vedere? Un attimo. No ragazzi, da quel lato qua siamo tutti strettissimi. Ah, Vincenzo. Allora, di tirare Vincenzo. Mi tocca. Lo senti che si fanno sbriciolare. Bravo, complimenti. Vi è scritto proprio in maniera esemplare. Ecco il risultato finale del wafer lasciato dentro il sacchetto per evitare che possa andare tutto il composto. Perfetto, oggi è giornata positiva, si sono riuscita, sono dormendo. Ma se vuoi ti diamo un pacchetto di wafer al giorno, e così continui sempre a sbriciolare. Diciamo che saltavano le mani, ma... Metteremo dentro... Mi dovevi pure provare, sull'avevo detto signore non si va più a mangiare. No, è duro su cioccolato. Ma quello deve essere. Ragazzi, ecco Benedetto, sta per arrivare Benedetto. Mi dica che c'è pentolino. Ora fai il prossimo. La mutella così, vero? Sì. Che cosa sembra? Non si può dire. Nutella. Buongiorno. Ditemi che è pentolino. Ma com'è il ciocco? È buono il ciocco. No, non te ne do, se questo che dovevi avere non te lo do. Chi è che vorrebbe essere al posto mio, eh? Io no. Io penso quello dice no. A me non piace la Nutella. Ma la cosa più bella è che... Tu ne dà! Mamma, perché non bisogna sprecarla. Mamma, le senti le mani rimangono sporche, quindi lo faccio la butta. Mamma, dice Pietro no. Pietro, sei sicuro?
Io sei sicuro di mia madre. Poi alla fine c'è il godimento di leccarsi le dita. Allora, che il Ferrero faccia è vero, dai. Non possiamo permetterci di sprecare niente. No, sprecare le Nutelle è un sacrilegio, secondo me. Sono d'accordo. Oh, ti va bene tutto quando arriva. Un cello. Ti devo chiamare il benedetto. Aspettiamo con ansia il pentolino. Non arriva. Ma arriverà. Abbiamo capito. Chi sta mangiando? Chi cazzo? No, belli! Ah, ah, bene! Lo sguardo! Non è giusto! Com'è? Buono! Per il popolo del web, no. Vincenzo ha deciso di sacrificarsi per vedere il momento. Guardate, è stato un sacrificio proprio immane. Ma per gli ingredienti, perché lui è buon gustaio, conosce gli ingredienti. Vincenzo, manca qualcosa? No, tutto perfetto, buonissimo. Ma qua c'è da fare, già mio. L'assaggiatore ufficiale, Vincenzo Scaradino, propone un bon ton per quanto riguarda il pestaggio dei wafer. Sì. Il pestaggio dei wafer può essere fatto in due modi. Uno, a pugni e riduci in briciola. Invece l'altro, cosa proponi? Prendere con tutte e due le mani e usare le dita delle mani per briciolarle. Perché così viene soprattutto sia più facile, invece che saltare i pugni, ma soprattutto per una questione di esercizio per le mani, per chi ne ha bisogno. Quindi viene anche meglio, è anche più veloce il metodo. Perfetto, un'opinione di Vincenzo? Vincenzo Scaravino mi ha salvato perché ho trovato così il modo di schiacciare i wafer in maniera più facile. Ho capito, allora a questo punto direi che la funzione corticale pollice-indice con una questione di psicomotricità è stata attuata dal gruppo. Un pantolino, così vedo che cosa. Venera, a che punto sono? Guarda Martina, Martina sei. Ciao bene. Ciao. Buono. Oh, mi dicono però devi l'assaggiatore ufficiale. Beh, avevo detto lo Vincenzo però. Sì, io poco basta per assaggiare. Ho capito, aspetta. C'è il profilo con la vista. Stai sacrificando? Sì. Ma il bollente, poverino, Marta, però. Soffiaci. Vabbè, io mi posso levare, vero? La mia lingua è una però, un'altra. L'assaggiatore ufficiale ci dice se il... Buono. È il momento giusto. Esatto. Allora, ingredienti. Masterchef, uniamoci Ollus. Prendere un pacchetto di wafer, nocciola possibilmente. Sbriciolarli, come diceva il nostro assaggiatore ufficiale,
con pollice e indice. Esatto, poi sono scoppiati direttamente. Non sì, con questo botto che c'è stato. Non è questo il metodo. Ragazzi, giusto. Dopodiché... Continua intanto. Io. Servire. Posso? Non ti ho fatto bene. No, ora non me ne sto passando. Perfetto. Ma sai che facciamo? Sì, mettiamone in tutto l'impasto, dici? Ne volevo mettere un pochino di meno. Intanto facciamo. Devo comprare, mammina. Aspettate. Stiamo assistendo allo sbriciolamento, anzi no, all'impasto. Tutto il resto è tutto l'ambaragan. Una delle belle sarà farsi le praline da sé. Un po' caduto. Dai, certo. Cioè, vedranno. Sì, la cosa bella è proprio questa. Che torniamo a fare? Allora, questa è la tua pralina. Che devo fare? La devi fare piccolina. Mamma, aspetta. Aspetta, c'è una cosa. C'è della stagnola. Io ho portato della stagnola. Non ti preoccupare, però già comincia a funzionare. Bravo, modellala con le dita. Allora, Angelo, li vuoi fare tu? Dai, vieni, aiutaci. Pronto. Le mani le lavate, Angelo. Bambina, guarda, veramente detto a tuo piano. Mamma? Giuseppe. Bravo, Giuseppe. Sì, Giuseppe, lavora, va. Questa è il master. Ecco, forse è meglio. Davide, qua faccio una foto a Giuseppe, gioia mia. Voglio dire a te come lo fai? Fare le pelle di cioccolato davanti a uno che non può mangiare. Perché non è così? Davide, ho detto che questa è la cosa più porcosa a livello di bontà che abbiamo fatto in tutto il laboratorio. Perché praticamente sta avvenendo una goduria. Signora, posso dire che la cosa più staccante che ho fatto al laboratorio di cui... Allora, funziona così. L'assaggiatore ufficiale, per fare le sue praline e per modificarle, adopera un metodo molto importante e funzionale. Aggiusta di qua e mangi, aggiusta di là e mangi, la pralina non si farà mai. Esatto. E voilà! Cano prodotto finale. Oh, aspetta. Simona? Cotto e mangiato.